Ritorniamo dallo Stadio Italia di Massafra per la telecronaca di questo incontro importante, valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza pugliese tra Massafra e Vieste. Dunque un primo tempo conclusosi sullo 0-0, su un risultato di parità che ha rispecchiato un po' l'andamento della sfida, visto che sia Massafra che Vieste hanno avuto qualche occasione, ma Massafra che ha protestato vivacemente negli spogliatoi dopo l'azione in cui Turi praticamente è andato in gol, ma la bandierina del guardalinee era stata già alzata da qualche secondo e dunque le proteste probabilmente sono proseguite poi negli spogliatoi. Fatto sta che la notizia è che entrambi gli allenatori, sia quello del Massafra che quello del Vieste, sono stati espulsi e dunque infatti non li rivediamo davanti alle loro panchine entrambi gli allenatori. Dunque sia l'allenatore Sisto del Massafra, l'allenatore Olivieri del Vieste non sono più in campo. Decisione questa dell'arbitro, probabilmente a causa del parapiglia che si è verificato negli spogliatoi per le proteste del Massafra dopo il gol annullato a Turi. Azione da rivedere per il fuorigioco ravvisato, fuorigioco che è stato fischiato dal guardalinee, ravvisato con la bandierina, anche se lo ricordiamo, fuorigioco segnalato prima che Turi andasse in gol. E si riparte adesso con questo calcio d'angolo. Massafra che si è fiondato subito in avanti. Pericoloso il calcio d'angolo sulla linea. Il gol del Massafra che passa in vantaggio con Radicchio. E dunque il Massafra va in gol subito, il primo minuto di questo secondo tempo, con Radicchio abile a sfruttare un'incertezza del portiere del Vieste che è all'uscita, si è fatto sfuggire il pallone proprio a pochi metri dalla linea di porta e dunque Radicchio porta in vantaggio il Massafra quando siamo giunti al secondo minuto del secondo tempo. Massafra 1, Vieste 0. Partita dunque che si ravviva e certamente non poteva cominciare meglio il secondo tempo per i padroni di casa. Attenzione adesso il Vieste, la risposta degli ospiti con Augelli, il dribbling di Augelli. Se ne va ma viene fermato molto bene dalla difesa del Massafra. Riparte ancora il Vieste che adesso certamente cercherà una reazione. La rimessa di Scarpitta in avanti verso l'autore del gol, Radicchio anticipato. E Massafra con ha provato il Castro, niente da fare, fumogeni dopo il gol del Massafra che ci ostruiscono la vista. Attenzione al Vieste con Salerno, il centravanti, in questa casa in posizione della destra, il dribbling se ne va e poi il rimpallo è favorevole al Massafra che può usufruire di una tranquilla rimessa da fondo campo. Con Valentino che si prepara con calma a posizionare il pallone al limite della sua area piccola e ad andare con il suo calcio di destro. Pallone che ricade nel cerchio di centrocampo, il stacco aereo di Augelli. Attenzione a questo pallone, viene fermato bene da Scarpitta. Pallone in avanti verso Dametti, fermato di testa da Stranieri. Ricucci, poi la palla dentro per Colella, lo scambio tra i due. Dametti, il contrasto, il fallo ai danni di Ricucci. Calcio di punizione per il Vieste. Colella sul pallone, il suo sinistro. Lo scambio con Camasta. È il numero 11 Grieco, attenzione, non c'è nessuno. Massafra che è tutto rintanato nella propria metà campo. Riparte ancora il Vieste con Camasta, rilancio per Salerno al limite dell'area, pallone pericoloso e Scarpitta che chiude ed è Dametti che viene scontrato fallosamente. Calcio di punizione per il Massafra.
calcio di punizione battuto da Grazioso, il numero 5 del Massafra. I due difensori centrali in realtà si assomigliano molto, sia nello stile di gioco che nella capigliatura, dunque semplice e molto facile confondersi tra i due. Ma come si può notare, c'è una differenza che è molto netta, e cioè Paris indossa scarpini neri mentre Grazioso scarpini bianchi. Comunque, tramite questa nota netta differenza possiamo distinguerli, anche perché i numeri non sono molto chiari, non hanno un nero che spicca sul dorso della maglia. Rimessa intanto per il Massafra, battuta da Guerrero, la palla dentro verso Radicchio, lo scambio ottimo, Turi adesso in fuorigioco, non dà il pallone giustamente, anzi era Radicchio, terminato in fuorigioco. Massafra che perde il possesso della palla, interviene però molto bene ancora la difesa e sventa la minaccia, e ancora però il rilancio pericoloso verso Augelli, il dribbling a rientrare, doppio dribbling a rientrare, interviene molto bene Guerrero, sbaglia il tocco e il fallo ai danni di Radicchio. Era stato l'errore di Simone, che aveva praticamente di testa favorito l'intervento di Radicchio, che nel difendere il pallone ha subito fallo. Massafra dunque che è rifiata dopo questa prima reazione allo svantaggio del Vieste e può andare in avanti di nuovo. Il lancio troppo lungo, anzi no, ce la fa, riesce a mettere il pallone al centro, il rimpallo favorevole, è stato Turi a inseguire questo pallone mirabilmente e riuscire a recuperarlo quando lo stesso sembrava destinato a uscire dal campo. Buona l'azione di Grazioso all'indietro, poi interviene Radicchio, il duello tra Radicchio e il suo marcatore vinto da Radicchio, che subisce anche fallo, che è stato il numero 10 Colella a trattenerlo. Ci dovrebbe essere per regolamento l'ammonizione, il cartellino giallo, ma l'arbitro probabilmente considera questo fallo reiterato e non trattenuta, e dunque semplice calcio di punizione senza cartellino giallo. Il lancio in avanti troppo centrale, troppo alto, facile l'intervento di Muscato, il rilancio subito verso Augelli, il dribbling di Grieco, Salvestroni, Dametti, mentre c'è l'ammonizione per Grieco per proteste, ammonito dunque per proteste Grieco con le rimostranze di Augelli. Partita che si scalda, si ravviva, sempre però nei limiti di un'assoluta correttezza, e questo certamente ci fa nettamente piacere. Ritmo sempre piuttosto alto ed è il centrale difensivo Paris del Massafra e va a battere questo calcio di punizione verso Turi, anticipato dall'intervento di testa di Stranieri, e poi Ricucci con Colella, lo scambio dei soliti due centrocampisti, si allunga il pallone, Ricucci vince però il rimpallo, vince il secondo ma subisce il fallo in gioco pericoloso da Scarpitta, che si scusa. Entrambi sono intervenuti in maniera aerea con la gamba alzata, ma certamente Scarpitta, il suo è stato l'intervento più pericoloso. Calcio punizione per il Vieste, Camasta, la squadra ospite avanza praticamente e stabilmente ora nella metà campo del Massafra, con i giallorossi che però possono ripartire adesso in azione di contropiede. Il lancio molto bello di Castro per Guerrero, che corre, la corsa di Guerrero, si allunga il pallone, infatti non riesce poi a gestire questo possesso. Riparte allora il Vieste, sempre Colella per Grieco, da questa parte libero Ricucci, cede però il pallone a Simone, la palla dentro dove però non c'è nessun attaccante del Vieste, e dunque per la squadra garganica sfuma questa azione. Il rilancio
dell'estremo difensore Massafrese. Manca l'intervento di testa sia da Metti che il suo diretto marcatore. Il fallo ai danni di Radicchio. Calcio di punizione per il Massafra, che si riversa nella metà campo avversaria per la battuta di questo calcio di punizione. Il solito destro di Scarpitta, anche se vediamo Turi anche nei pressi del pallone. Ancora l'arbitro che vuole sistemare la barriera alla distanza regolamentare. Tutto pronto, manca solo il fischio che arriva in questo momento. Il calcio di punizione di Scarpitta al centro, troppo basso. Palla dentro di Muro. Intervento facile di Muscato. Massafra che ancora vuole ripartire. Rimpalli vinti a ripetizione, ma poi c'è l'intervento dell'arbitro che ravvisa un fallo in gioco pericoloso. Riparte allora il Vieste. Greco, fallo da dietro, pericoloso questa azione fallosa, poteva incorrere nella sanzione disciplinare, è stato Muro a commettere fallo. Calcio di punizione per il Vieste, mentre dalla panchina vediamo probabilmente l'allenatore in seconda che prova a richiamare l'attenzione della retroguardia massafrese. La punizione è diretta in porta, nessun problema per Valentino, anzi no, sfugge il pallone a Valentino per un attimo, lo stesso però è prontissimo a recuperarlo e fortunatamente per il Massafra si riparte. Questo lancio ancora in avanti verso Castro. Azione di rimpallo che favorisce il Vieste, che riparte da questa parte con Stranieri. La palla dentro, Scarpitta intuisce tutto, ferma e rilancia per Radicchio, libero Radicchio questa volta. Ottima l'azione di Ricucci. Greco, rimpallato il pallone da Turi che se ne va adesso. Turi il dribbling, se ne va Turi. Se ne va Turi ancora, doppio dribbling, questa volta fermato. Sarà pericoloso, ma si intestardisce poi nell'azione solitaria. Guerrero, il terzino sinistro che ha disputato praticamente quasi un intero girone di andata da posizione di centrale di difesa ed è stato spostato poi da Sisto nel ruolo di terzino sinistro. Dametti all'indietro per Scarpitta verso Muro, interviene ancora Dametti, Radicchio per Dametti, Dametti solo e c'è il nulla da fare, è incredibile, l'arbitro non fischia, c'è stato il fallo ai danni di Dametti e sembrava tutto un calcio di rigore, davvero intervento scivolata pericolosissimo che ha preso letteralmente le gambe di Dametti. L'arbitro però non è intervenuto e proteste ancora del pubblico massafrese, continua questo trattamento nei confronti del Massafra da parte della terna arbitrale. Ci stava tutto il penalty dopo il fallo subito da Dametti. La rimessa in gioco per il Massafra. Attenzione adesso al Vieste, azione di Salerno da quella parte, fortunatamente il passaggio è troppo lungo, insegue il pallone Ricucci. Il cross molto lungo e c'è il fuorigioco ravvisato e dunque calcio di punizione per il Massafra. Proteste ancora del pubblico per un calcio di rigore che è stato negato al Massafra
è stato atterrato probabilmente in maniera nettamente fallosa da Metti, che era praticamente a tu per tu con l'estremo difensore del Vieste, e cioè Muscato, e non aveva certamente l'interesse a cadere senza motivo quando poteva calciare verso la porta. E ne va ancora il Mastafra adesso, ma l'azione è fermata dall'intervento del guardalinee, che ha ravvisato che il pallone è uscito dal campo. In effetti l'azione di Turi era sul filo del fallo laterale, mentre è stato ammonito Turi. Dunque rimessa laterale per Viesti, è partita che ancora una volta si scalda nettamente. Attenzione a Augelli, affrontato da Scarpitta, si allunga il pallone e poi lo stesso termina in fallo laterale con il tocco dello stesso Augelli. Rimessa laterale con Guerrero, che va ad effettuarla, molto lunga, troppo lunga. Riconquista allora il pallone il Vieste, interviene però Guerrero, ferma l'attacco del Vieste, che però può ripartire tranquillamente con Camassa. Camassa però viene affrontato da un avversario e opta per un grosso campanile, che è preda di Salerno. Vince il rimpallo Salerno, ma poi il fallo ai danni del centravanti in gioco pericoloso e calcio di punizione per il Vieste. Questa è la posizione insidiosa, siamo praticamente a pochi metri dal vertice alto dell'area di rigore del Mastafra. Calcio di punizione, probabilmente il sinistro di Colella andrà a scodellare questo pallone al centro dell'area giallorossa, e invece conclusione diretta in porta, che però non spaventa per nulla Valentino. Pallone alto sulla traversa, nessun pericolo per il Mastafra, e adesso la squadra arganica va a effettuare il primo cambio. Esce col numero 11 Grieco ed entra col numero 18 Gentile. Siamo giunti al 17° minuto del secondo tempo, Mastafra 1 Vieste 0. Dametti insegue il pallone, è Ricucci che mantiene il possesso e subisce fallo. Calcio di punizione già battuto dallo stesso Ricucci per il numero 5 Mandurino. Il suo lancio molto lungo, preciso però per Simone. Pallone però dentro di Simone, che non sortisce nessun effetto, troppo lungo. Pallone che si spegne a fondo campo, e Vieste che ci sembra evanescente quando deve imbastire un'azione d'attacco, soprattutto se il Mastafra è ben schierato all'indietro. Mastafra che può usufruire adesso di un rimessa laterale per fermare un po' il ritmo alto di questa sfida, che certamente ora sfavorisce i giallorossi, che sono in vantaggio. Attenzione, il tiro di Castro, il rimpallo favorisce ancora l'attaccante mastafresi. Radicchio, l'autore del gol, fallisce l'aggancio e viene anticipato. Riparte allora il Vieste con quest'ottima azione che va a liberare il terzino sinistro Stranieri. Pallone lungo, riesce il numero 3 a raggiungerlo, ancora Stranieri al centro per Simone, si gira, anzi è il nuovo entrato, pallone dentro, ottimo l'intervento di Paris, e poi interviene Valentino. Il rilancio di Valentino
colpo di testa di Ricucci per Salerno. Se ne va Salerno, si allunga il pallone, il rilancio di Scarpitta però è preda di Dametti che se ne va, prova l'assist per Radicchio, non ha capito l'intenzione del compagno Radicchio che però insiste nell'azione di pressing sul portiere. Se la cava Muscato verso Mandurino, Mandurino il lancio lungo verso Salerno, attenzione a Paris che mostra un'incertezza, non sapeva cosa fare del pallone, se fermarlo o farlo scorrere verso Valentino. E la rimessa per il VS già battuta, il cross di Stranieri fortunatamente Sbilenco è sbagliato, pallone alto oltre la linea di fondo, azione che sfuma per un VS che davvero è poco produttivo lì in avanti. Buon per il Massafra che non deve soffrire più di tanto per mantenere questo prezioso vantaggio di 1-0 maturato al secondo minuto del secondo tempo, quando Radicchio ha insaccato da posizione favorevole dopo che il portiere del VS si era fatto sfuggire il pallone. L'azione di calcio d'angolo, grande azione di Turi però viene fermato, lo scambio tra Salerno e Colella, interviene poi molto bene Paris, signore dell'area di rigore del Massafra, se ne va Paris, la palla dentro, fallisce l'assist in avanti e perde il possesso di palla. Partita molto, sempre molto viva e con ritmi alti. La rimessa per il Massafra con Guerrero. In avanti per Turi, gioco di gambe del fantasista massafrese che però si trascina il pallone fuori. Sei un po' spento Turi dopo il vantaggio, naturalmente a causa anche di un Vieste molto più attento in azione di anticipo sull'attaccante massafrese. Radicchio prova di testa a far scorrere Dametti, non ci riesce, affrontato con successo da Stranieri. Scarpitta poi recupera il pallone, se ne va, si allunga però il pallone, deve dare il pallone Scarpitta, il colpo di testa, rimpallare una conclusione di Ricucci dalla lunga distanza. Azioni confuse come si può notare in questo frangente tra le due squadre, e prova a mettere ordine poi Colella, dentro la palla verso l'area di rigore, ancora un errore in fase di impostazione del VS che si intersardisce a verticalizzare anche quando non ci sono gli scatti degli attaccanti garganici. È tutto a favore del Massafra. Valentino rilancia per l'ennesima volta, Salvestroni, pallone alto verso Turi, difficile il controllo ma ci riesce Turi, il colpo di tacco all'indietro mirabile, il cross, grandissima azione del Massafra, l'ottimo intervento della difesa del Vieste, però ancora il Massafra che insiste, Turi perde il contrasto, azione questa di rimessa, c'è il fallo ai danni di Ricucci, di Salvestroni, calcio di punizione. Salvestroni poteva temporeggiare in questa circostanza perché lo stesso Ricucci si era allungato il pallone quasi inesorabilmente. Battuto il calcio di punizione, Mandurino per il terzino destro, poi Colella sbatte letteralmente su Castro e riparte il Massafra. Turi, grandissima azione, la assist per Radicchio, il suo scatto, il pallone è rimpallato da quest'altra parte verso Scarpitta, si gira Scarpitta, perde il pallone, è stato il nuovo entrato Gentile a soffiarglielo, lo scambio con Salerno, ancora Gentile sbaglia il passaggio e recupera ancora Scarpitta, non sa cosa fare, non ci sono scatti dei compagni, il lancio verso Turi è troppo telefonato, facile recuperare il pallone per il VS. Camasta
per Ricucci. Da questa parte verso Stranieri. Stranieri, la palla dentro, attenzione a Salerno, posizione regolare, siamo in area. Libera la difesa del Massafra, ricomincia però il Vieste ancora. E la conclusione dello stesso Ricucci, ampiamente a lato. Cambio nelle file del Massafra. E dunque c'è l'attaccante Margiotta che sta per entrare probabilmente. Infatti esce così Radicchio, l'autore del gol che sta decidendo fino adesso la partita. Radicchio che rientra, lo ricordiamo, un paio di settimane di lavoro già per Radicchio, ma non ha ancora i 90 minuti dopo l'infortunio patito a dicembre con la partita col Casarano. Una lussazione alla spalla piuttosto fastidiosa, un mese di stop per Radicchio, che sta lavorando con i compagni soltanto da una quindicina di giorni, 15-20 giorni, e dunque non ha ancora i 90 minuti. Si riparte per la rimessa per il Vieste, recupera il pallone il Massafra, lo scambio tra Salvestroni e Tiri, poi sbaglia tutto, interviene Scarpitta di testa, poi Dametti. Gioco confuso, Castro mette ordine e il lancio per Margiotta, lungo, non riesce Margiotta e rinuncia poi allo scatto. Poteva raggiungere il pallone il numero 18. Colella, il suo gioco di gambe ottimo per Stranieri, il lancio verso Ricu, tutto di prima per Augelli, Salerno, ottima combinazione, ma poi ai 16 metri si esaurisce puntualmente l'azione del Vieste con l'intervento ottimo della retroguardia massafrese. Guerriero, pallone proprio al limite, sembrava buona la posizione di Turi, ma c'è l'offside ravvisato dal guardalinee. Davvero ritmi molto alti, quasi, siamo quasi alla mezz'ora già del secondo tempo. E Massafra che è ancora in vantaggio, 1-0. Duello tra Margiotta e Camasta. Sbaglia Camasta il suggerimento, se ne va Turi che però perde un attimo il possesso di palla. Massafra che può riconquistare ancora il pallone. Sbaglia il passaggio Salvestroni. Riparte Colella, il suo abile sinistro verso Augelli, ma interviene molto bene, c'è il fallo fischiato per gioco pericoloso proprio ai danni di Augelli, che era stato fermato dall'ottimo intervento di Grazioso, fin qui praticamente perfetto in tutte le azioni di chiusura, tutte le azioni difensive. Ottima prova di Grazioso. Lo stesso va al calcio di punizione. Guerriero alza questo campanile sempre verso Margiotta, che però viene pescato in fuorigioco. Deve stare attento Margiotta a non farsi beccare in questa posizione di fuorigioco. Calcio di punizione già battuto dal Vieste. Quasi alla mezz'ora di gioco tra Massafra e Vieste, ancora Massafra è in vantaggio dopo il vantaggio siglato da Radicchio al secondo minuto di questo secondo tempo. Dametti, ottima la prova anche la sua. Da questa parte Turi, dall'altra parte Turi, anzi Guerriero viene fermato per un attimo, pallone in fallo laterale da Simone. La rimessa laterale in area, ottima azione di Margiotta, la conclusione, pallone respinto ma è calcio d'angolo, pallone infatti aveva oltrepassato la linea di fondo. Ottima occasione questa per il Massafra con un'azione molto bella di Margiotta, la conclusione da posizione molto defilata e
l'intervento del portiere sarebbe stato comunque difficile sorprendere da quella posizione il portiere del VS Muscato. Buon per il Massafra, altro calcio d'angolo troppo basso, interviene facilmente Silvestri e riparte, attenzione Augelli che però si allunga il pallone. Rimessa di gioco per il Massafra con Guerriero, la sponda verso Turi. Dametti prova a controllare questo pallone, non ci riesce, poi il contrasto in area, per un attimo il Massafra stava per recuperare un pallone ghiotto, la chiusura poi di Guerriero in fallo laterale. Rimessa laterale per il Vieste. La squadra garganica in questo momento è tutta riversata nella metà campo del Massafra alla ricerca del pareggio. Il gioco di gambe di Simone da questa parte per Stranieri. Col destro Stranieri alto, troppo lungo, ancora una volta l'errore del Vieste nella rifinitura. Molto confusa la squadra garganica quando deve provare l'ultimo passaggio, e la stessa squadra ospite va a effettuare il suo secondo cambio. Sta per entrare con il numero 13 Villani. Dunque Villani con numero 13 è prende il posto dell'altro terzino. Anzi, è del numero 8 Simone. Dunque fuori Simone, dentro Villani per l'Atletico Vieste, che ha a disposizione poco meno di un quarto d'ora. Attenzione al Vieste con Salerno, dentro per Augelli, Scarpitta interviene molto bene, sbaglia però, c'è però il fischio dell'arbitro che ravvisa il fallo ai danni di Scarpitta. Calcio di punizione per Valentino che va a col suo destro. Muro, praticamente un passaggio verso Ricucci e fa proseguire Salerno. Il fallo ai danni di Paris, tutto regolare, riparte sempre il Vieste con Mandurino, suggerimento per Silvestri, l'ottimo anticipo di Dametti, ma pallone ancora per il Vieste, il cross pericoloso, l'intervento di testa di Guerriero. Calcio d'angolo per il Vieste. Sono 5 i saltatori del Vieste in area, anzi 6 adesso. Parabola arcuata, pericolosa, svetta di testa Paris. E ancora il Massafra adesso, mentre c'è un contrasto aereo irregolare con il fallo fischiato a favore del Massafra. A terra probabilmente uno dei centrali di difesa, e cioè Grazioso. E infatti proprio il numero 5 Grazioso stoicamente è riuscito a sventare la minaccia da questo calcio d'angolo. È un Massafra che non soffre per nulla e il calcio di punizione di Valentino fuori dall'area di rigore, pallone lungo verso Margiotta. Il duello era l'ottimo scacco di Margiotta, non riesce Moro a
intrufolarsi nella retroguardia e poi Turi ha provato a far proseguire proprio lo stesso Margiotta che si era fermato. A Safra che non deve rinunciare a priori ad attaccare. Un raddoppio in questa circostanza, in questi praticamente minuti di questo secondo pento, potrebbe essere fatale. La botta, il colpo di grazia, mentre ancora a terra un giocatore del Vieste. Ormai siamo al 35esimo, 10 minuti più recupero. A Safra 1, Vieste 0. Valentino ancora per Margiotta, il suo colpo di testa di Turi che voleva far proseguire lo stesso Margiotta, ma lo scatto vano dell'attaccante massafrese. E il Vieste riparte nel frattempo con Ricucci, attorniato però da tanti avversari. Fallo, ma questa volta davvero decisione inventata dall'arbitro, non c'era nessun fallo. È andata davvero bene a Ricucci e al Vieste, perché Massafra praticamente stava ripartendo con un'azione di contropiede pericolosissima, con Moro che si stava involando a tu per tu con Muscato. L'uscita di Valentino pericolosa, Massafra che ha un tantino di apprensione lì in avanti in queste circostanze. Attenzione adesso, Gentile, la conclusione è rimpallata. Mentre c'è il ravvisato il qualcosa da parte del guardaline verso la panchina massafrese. È da diversi minuti che il guardaline sta ravvisando qualcosa della panchina, mentre c'è una decisione dell'arbitro. È stato espulso un componente della panchina massafrese, probabilmente un giocatore che stava per entrare, che protesta. Forse si tratta di Notari Stefano, non vediamo la numerazione esattamente, ma è stato espulso un componente della panchina massafrese, un giocatore del Massafra che probabilmente sarebbe entrato in questi ultimi minuti. E dunque altra espulsione, mentre attenzione là in area del Massafra, Salvestroni sventa la minaccia, pallone in fallo laterale sempre per il Vieste, fasi concitate, deve uscire Valentino senza problemi e lo fa, oltretutto c'è il fuorigioco e dunque si riparte dal calcio di punizione per il Massafra. Valentino, la punizione in avanti, Turi insegue il pallone e poi il rilancio sbilenco e sbagliato da parte di Silvestri, rimessa laterale per il Massafra che comincia a perdere tempo e a far scorrere secondi preziosi in attesa che arrivi magari il fischio finale che possa sancire questa fondamentale vittoria. Massafra in vantaggio per 1-0. Margiotta, ottima azione di Margiotta, dentro, posizione regolare, ma no, c'è il fuorigioco, ancora un fuorigioco dubbio, ancora un fuorigioco dubbio e calcio di punizione. Attenzione a Augelli, molto bene l'intervento di Paris, ancora però Augelli sul pallone. Il cross contrato, mentre c'è un doppio cambio, l'arbitro però non si avvede e fa proseguire il gioco. La rimessa già battuta, il contrasto
che favorisce il Vieste, pallone però che ormai è finito oltre la linea di fondo e dunque la rimessa da parte di Valentino. Adesso c'è probabilmente il cambio, si avvede in questo momento del doppio cambio, uno per il Massafra, uno per il Vieste, e dunque per ordine per il Massafra è pronto De Gennaro con numero 17, mentre per il Vieste con numero 16 è pronto Perlangeli. E dunque il primo cambio è per il Massafra, applausi del pubblico, esce il numero 7 Castro ed entra De Gennaro, certamente un cambio tattico, De Gennaro è un centrocampista di rottura, mentre per il Vieste è entrato Perlangeli ed è uscito Ricucci. Dunque esauriti i cambi per il Vieste, al Massafra invece ne è rimasto ancora uno. E c'è il calcio di punizione battuto da Valentino. Turi, azione ancora con Margiotta protagonista, poi De Gennaro, fasi concitate, confuse. Ancora lo stacco di Margiotta, viene anticipato però, mette a terra il pallone Perlangeli. Primo pallone toccato da questo giocatore, c'è il fallo, la trattenuta ai danni di Augelli, fallo piuttosto ingenuo questo da parte di Paris e calcio di punizione per il Vieste. Posizione certamente invitante per il Vieste con pronto il destro di Augelli, mentre Valentino è impegnato a sistemare la sua barriera con l'arbitro che cerca di far rispettare la distanza. Occasione dunque per il Vieste con Augelli, il suo destro, si lamenta della distanza il Vieste, ma Augelli va, è pericoloso, è grandissimo gol di Augelli, punizione magistrale del numero 7 del Vieste e il squadra garganica perviene al pareggio 1-1 quando siamo giunti praticamente al 42esimo minuto. Massafra che subisce il pareggio dalla conclusione di Augelli. È stato un fallo ingenuo, dobbiamo dire, quello che è stato commesso probabilmente da Paris, ma da questo fallo poi la punizione è scaturita e dunque il gol di Augelli, punizione magistrale direi, sulla quale Valentino non poteva far nulla o poco. Mentre è uscito il numero 11, probabilmente D'Ametti, sì, ed è entrato il numero 14, Notari Stefano. Dunque, quindi il numero 14, Notari Stefano, mentre c'è il fuorigioco ancora fischiato a Margiotta. E dunque 1-1 adesso il punteggio, mancano pochi minuti ormai. E per il Massafra, dunque, sfuma la possibilità, almeno fino adesso, di portare tre punti in cascina. Attenzione ancora al Vieste, Margiotta, il colpo di testa fa proseguire bene proprio il nuovo entrato Notari Stefano, sempre Margiotta inseguito da numero 6 Camasta e dunque la rimessa laterale per il Massafra, troppo veloce, scarpitta allora per Notturi, se ne va Turi, la palla dentro, la palla è buona, e gol! Massafra in vantaggio proprio quando siamo giunti al 44esimo minuto, incredibile, dopo un minuto il Massafra va in vantaggio con azione scaturita dall'assist di Turi e Margiotta che è andato a concludere con deviazione decisiva che ha messo il portiere fuori causa,
E dunque, quando siamo giunti al 90esimo praticamente, Massafra in vantaggio incredibile. Con Margiotta 2-1, vediamo i minuti di recupero che darà l'arbitro, sono 4 minuti di recupero per il Massafra, per sperare in questa vittoria che sembrava sfumata. La rimessa per i giallorossi. Margiotta, l'autore di questo gol, trattenuto ripetutamente. C'è il fallo fischiato proprio per la trattenuta ai danni di Margiotta. E dunque calcio di punizione. Calcio di punizione per i giallorossi che adesso hanno 3 minuti per gestire praticamente questo vantaggio, visto che un minuto praticamente è già andato via. Attenzione adesso al Massafra verso Notari Stefano, quasi in area Notari Stefano, la conclusione sbilenca, addirittura pallone in fallo laterale, sembrava quasi un assist per Margiotta, in realtà è stata solo una via di mezzo tra il tiro e il passaggio. Dunque nulla di fatto, riparte il Vieste alla disperata ricerca del pareggio, ma il Massafra rinvigorito dall'inaspettato vantaggio. Va in pressing ancora Margiotta, fischia l'arbitro, fallo ai danni di Colella. Calcio di punizione, pallone in avanti, ottimo lo stacco di Grazioso, attenzione però a Salerno. Il fallo ai danni del nuovo entrato Gentile, e c'è il calcio di punizione. Dal vertice alto per il Vieste, mucchio selvaggio praticamente davanti a Valentino. Calcio di punizione battuto, pallone lungo e la palla in gol, incredibile, è stato Salerno da solo con Valentino che è incapace di uscire. Il 2-2. Quando siamo giunti al terzo minuto di recupero, praticamente il pareggio del Vieste con Salerno che è andato a staccare praticamente da solo, ma c'è anche una responsabilità credo del portiere Valentino che doveva uscire in quella circostanza, perché davvero era a pochi metri dalla sua postazione Salerno. Davvero incredibile. E dunque 2-2, si riparte, ma davvero sono ora pochissimi secondi a disposizione per entrambe le squadre per provare un'azione. E infatti si chiude qui l'incontro con un pareggio 2-2 tra Massafra e Vieste. Massafra che è andato 2 volte in vantaggio, ma davvero il 2-1 sembrava cosa fatta per il Massafra, che aveva solo 2 minuti da gestire, e il pareggio del Vieste, il 2-2, è arrivato praticamente a 1 minuto, a 30 secondi dalla fine dell'incontro. Applausi comunque del pubblico, vittoria che sfuma per i giallorossi. 3 punti che sarebbero stati certamente un importante traguardo. È tutto per questo incontro dallo Stadio Italia di Massafra. Un saluto da Angelo Nasuto, a risentirci alla prossima.